Vito, buongiorno, come va? Bene, lei? Tutto bene, andiamo a fare un giro? Molto volentieri. Prego, andiamo. Monte Sacro, questo è il suo quartiere? Esatto, io sono nato proprio qua dietro, in Viale Gottardo, e poi mi sono trasferito in Via Torre Romagnoli, poi Viale Tirreno, sempre qui, anche qui politicamente, no? Poi sono, esatto, poi sono tornato a Via Torre Romagnoli e poi ho iniziato un anno fa a frequentare il gruppo di attivisti del quarto municipio, ora terzo municipio. Mi ha colpito il fatto quando, diciamo, una frase ricorrente, avevo il pallino della candidatura. Il pallino della candidatura, l'ho detto sì in quel video di presentazione, più che altro avevo il pallino della candidatura al comune perché appunto come dicevo, insomma, conoscendo un po' la materia degli appalti, essendo un avvocato amministrativista, pensavo di essere utile soprattutto in questa istituzione, quindi il mio municipio l'ha accolta, diciamo così, perché poi è funzionato in questo modo, ogni municipio indicava tre persone da inserire nella lista comunale. Qualcuno ha messo a confronto la sua storia recente, quella dell'altro candidato Marino del Partito Democratico. Mm-hmm. Marino alle primarie ha incassato 50.000 preferenze, lei con 533, se non sbaglio, è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Beh sì, ma una cosa totalmente diversa, perché noi abbiamo fatto votare gli attivisti alla data del 30 settembre, ed è chiaro che per noi il voto di un attivista è un voto diverso, perché l'attivista è uno che ti conosce, che ha lavorato sul campo con te, che ha visto il lavoro che hai fatto e che in funzione di quello ti sceglie, quindi non è uno che di te ha letto un trafiletto su un articolo di giornale o che non ti ha mai visto, come capita per la stragrande maggioranza dei politici che non sono conosciuti dai cittadini che li votano. Come cambierebbe Roma con De Vito sindaco? Beh, noi abbiamo uno straordinario progetto, un ottimo programma, dei candidati molto validi, abbiamo un ottimo programma per quanto riguarda la mobilità ed ecco, puoi vedere quello che succede. Quindi ecco, partiamo dal traffico, quello che ci abbiamo di fronte, allora partiamo da qui. Roma è una città che è strozzata dal traffico, questo è frutto di 40 anni di politiche sbagliate, questa come vedi è la corsia preferenziale e poi parleremo anche dei tassinari che hanno molti problemi anche da questo punto di vista. 390.000 auto che girano contemporaneamente nell'orario di punta, sono dati impressionanti, 24.000 incidenti all'anno, 180 morti, questo perché si è puntato soltanto a far utilizzare l'automobile, se consideri che il trasporto pubblico locale sta soltanto al 28,2%, tutto il resto avviene appunto con l'utilizzo di autoveicoli. Un elemento e un tema di questa campagna elettorale è i rifiuti a Roma, è una delle più grandi città d'Italia, la capitale di questo paese. Come intervenire? Cosa farebbe De Vito sindaco per Roma? Allora, guarda, anche questa è stata un'eredità che ci lasceranno le precedenti amministrazioni e la raccolta differenziata sta molto indietro. Nella migliore delle ipotesi il dato è quello del 30,4 indicato da AMA, ma noi non lo riteniamo neppure realistico. Si è preferito puntare su una grandissima discarica, quindi abbiamo fatto veramente un ecomostro, probabilmente facendo anche diverse infrazioni come Malagrotta, la più grande d'Europa, e speriamo di chiudere presto questa pagina. Con le discariche cosa farete con le discariche? Noi punteremo sulla differenziata spinta porta a porta e questa è una cosa importante perché può dar lavoro anche, quindi il Comune di Roma può dar lavoro anche a tanti giovani. La discarica di Malagrotta chiaramente dovrà essere chiusa, Monti dell'Ortaccio non condividiamo molto queste ipotesi, tenuto peraltro conto che manca l'autorizzazione di natura idrogeologica, quindi l'emergenza la gestiremo continuando a portare rifiuti altrove, come si sta facendo ora purtroppo con spreco di molti soldi, ma puntando soprattutto sulla differenziata e sul fare gli impianti, perché queste amministrazioni cieche purtroppo non hanno investito nella realizzazione degli impianti. A Roma ce ne sono solo 4, 2 dell'AMA e 2 sempre del solito monopolista che cura i rifiuti qui a Roma, quindi dobbiamo investire su questo utilizzando anche le risorse del piano rifiuti stipulato ad agosto scorso da Comune, Regione e Stato. Sono tanti i candidati, tra i più accreditati ci sono anche naturalmente il sindaco uscente Alemanno, Ignazio Marino e Alfio Marchini. Chi teme di più?
Ma noi non temiamo nessuno, andiamo avanti per la nostra strada, che è quella di parlare con i cittadini romani. Di Alemanno pensiamo sia stato veramente uno dei, se non il peggior sindaco che abbia avuto questa capitale. Ha fallito sotto tanti punti di vista. Ecco, prima abbiamo citato il commercio, 7.000 esercizi commerciali chiusi, comunque oltre che una crisi economica si vive proprio una crisi di disagio sociale a tutti i livelli. Ha fallito sulla sicurezza, ha fallito sui rifiuti, ha contribuito a cementificare Roma sulla base di un piano regolatore generale approvato dalla precedente giunta, quindi dalla Giunta Veltroni, che non condividiamo affatto. Infatti ha portato a una costruzione scellerata delle periferie romane, e non a caso ci sono 190.000 abitazioni vuote, 70.000 nuove. Dovesse non esserci un sindaco al primo turno, come si comporterebbe il Movimento 5 Stelle? Si guarderebbe a qualche alleanza, qualche possibile intesa al ballottaggio? Secondo turno, sì. Non dovessimo arrivare al ballottaggio, no. Noi come sa non facciamo alleanze con i partiti, perché non vogliamo allearci con dei partiti che in questi ultimi 20 anni hanno soltanto fallito e non badato agli interessi della popolazione e della cittadinanza. Faremo la nostra opposizione, sarà un'opposizione molto seria, valuteremo ogni provvedimento responsabilmente. Altro nome in campo è quello di Alfio Marchini. Sì, abbiamo sentito anche che lui è pronto a rinunciare al suo stipendio, ma di Marchini vorremmo evidenziare una cosa, nel senso che il Comune di Roma, lui è un grande imprenditore, è anche un costruttore, quindi è uno di quelli che ha contribuito a costruire in questa città in questo modo, e il Comune di Roma appalta ogni anno più di 1 miliardo di euro di lavori pubblici, quindi comprendiamo bene le ragioni per cui rinuncia al suo stipendio, ma a mio avviso la sua candidatura configura veramente un grave conflitto di interessi, motivo per cui sono certo che non sarà il sindaco di Roma, ma io veramente penso e spero che non possa entrare neppure nel Consiglio Comunale. A proposito di tagli, il sindaco De Vito eventualmente cosa farebbe per il suo stipendio? Come taglierebbe o ridurrebbe il suo stipendio? Ma tocca un tema importante per il movimento, perché in questo pensiamo di aver fatto veramente una rivoluzione nei costi della politica, e lo stiamo già dimostrando. Abbiamo rinunciato al finanziamento pubblico ai partiti, tanto i parlamentari si sono ridotti lo stipendio a 2.700 euro e la diaria la terranno solo riguardo alle spese documentalmente provate, questa è una decisione di ieri, mentre i partiti si intascano non so quanto, 20.000 euro al mese. E il nostro stipendio lo stiamo decidendo in questi giorni, ma sarà chiaramente ridotto al minimo, ma le dico una cosa, non mi interessa quanto andrò a prendere, la cosa che mi interessa veramente fare è essere il sindaco di questa città e governare bene. Comunque sarà un normale stipendio per questa attività, insomma. Quindi diciamo potrebbe essere sulla base di quello dei parlamentari o dei consiglieri. Quindi intorno ai 2.500 euro netti. Sì. Tra i punti di Grillo, tra i 20 punti con cui si presentò agli elettori per le politiche, c'è anche il reddito di cittadinanza. Qual è la vostra posizione per queste elezioni? No, questo è proprio un punto basilare del nostro programma, comunque lo annunceremo e lo definiremo tra qualche giorno, appunto nelle cifre precise, però è una cosa che vogliamo assicurare subito ai cittadini. Come dicevamo prima, c'è stata una forte disgregazione sociale, e i disoccupati sono aumentati fortemente in questo periodo, quindi aiuteremo senz'altro queste fasce della popolazione, soprattutto chi è disoccupato da oltre 6 mesi, e quindi assicureremo un reddito di cittadinanza fra i 400 e i 700 euro. Allora, dalla periferia al centro, siamo al cuore di Roma, Piazzale Flaminio, fermiamoci qui, ecco qua. Scendiamo. Siamo a Piazzale Flaminio, uno degli snodi più importanti del trasporto pubblico.
Un sindaco a 5 Stelle come cambierebbe i trasporti qui a Roma? Beh, come dicevamo prima, il trasporto pubblico locale è soltanto il 28% del trasporto, quindi dobbiamo appunto puntare a migliorare il trasporto pubblico locale, a ridurre l'utilizzo delle auto, delle tante auto, 390.000 che girano a Roma, e quindi riqualificare innanzitutto questo treno che parte proprio da qui, che è la Roma-Viterbo, che è uno dei la seconda ferrovia peggiore in Italia, quindi trasformarla come merita in una metropolitana di superficie, visto che trasporta ogni giorno 75.000 persone. Marino parlava di 1,50 euro per i romani, 5 euro invece per i non residenti. È una proposta che sposate questa? No, questa è una proposta totalmente fallimentare, che è l'indice di come Marino non possa governare questa città. Allora, mettere 5 euro a biglietto per i turisti deprimerebbe l'industria del turismo, infatti ha mandato su tutte le furie anche le associazioni di categoria. È chiaro che Roma deve puntare sul turismo, deve aumentare il numero dei turisti, che sono al momento è 12-13 milioni ed è stata superata anche da Istanbul, è un terzo di Berlino, quindi noi dobbiamo fare di tutto per incentivare il turismo, non fare offerte veramente in questo stile punitivo. Invece per alcune fasce ed anche in alcune fasce orarie abbiamo previsto di rendere il biglietto dell'autobus, di eliminarlo totalmente, quindi di rendere il viaggio totalmente gratuito, soprattutto per le vie consolari, e questo proprio al fine di ridurre la congestione del traffico, perché riducendo la congestione del traffico solo del 10% raddoppieremmo la velocità di trasporto, che a Roma è pari a circa 10-11 km all'ora contro i 16-17 delle altre capitali europee. Siamo a due passi da Piazza del Popolo, sì. Nei prossimi giorni verrà Beppe Grillo, lì in macchina non ci possiamo andare, tra l'altro abbiamo trovato anche un buon posto, però un modo ce l'abbiamo, andiamo. Via. Visto, un modo per venire qui l'abbiamo trovato alla fine. Veramente figo, devo dire. Dico, è naturalmente casuale il fatto che siano una gialla e una rossa questi monopattini elettrici. Lei per chi tifa? Io tifo per la Roma, poi ho scelto quello giallo perché è molto da movimento. Siamo a Piazza del Popolo mentre ci salutano. E fra poco Grillo, aspettate un clima da Piazza San Giovanni? Non vediamo l'ora di avere, diciamo, questo contatto con le persone come abbiamo avuto a San Giovanni, visto che ormai siamo l'unica forza politica che va in piazza e non chiude le campagne elettorali nei teatri. Una delle cose che le fanno è che vi nascondete dietro Beppe Grillo, no? Arriva lui per portare più consensi, è così? Ma non crediamo, certo Beppe rappresenta l'anima, la pancia del movimento, però diciamo che abbiamo sempre deciso tutto da noi, sia la campagna elettorale, gli eventi in TV, i nostri programmi. Certamente Beppe rappresenta un fattore importante. Dico, visto che non riusciamo a stare fermi in un'intervista scomoda, ma alla fine chi comanda il Movimento 5 Stelle? Grillo, Casaleggio? Perché non essendo un partito tradizionale tutti si interrogano chi alla fine decide per tutti. Ma le ripeto, qui a Roma abbiamo sempre deciso tutto da noi, le nostre liste, il nostro programma, gli eventi che facciamo, la campagna elettorale sul territorio, quindi io Grillo l'ho sentito due volte, l'ho sentito anche ieri, però diciamo non c'è tutto questo contatto né men che meno ordini come che, sentiamo che dire. Che vi siete detti? Che vi siete detti? Beh, stiamo organizzando la campagna elettorale, anche questo evento qui di Piazza del Popolo, e non molto altro. Lui cosa si aspetta da questa città? Ha avuto una delusione che era il Friuli Venezia Giulia, doveva essere la prima regione a 5 Stelle, è andata invece a Deborah Serracchiani del PD. Qui c'è tanta attesa nella capitale, sondaggi che è vero, contano fino a un certo punto, ma non la vedono in primissima posizione. Cosa aspetta? Ma i sondaggi lasciano molto il tempo che trovano, secondo noi, visto che prima delle elezioni politiche ci davano al 15%, poi abbiamo preso il 25,6%, si sa che sono commissionati dai partiti. Noi contiamo di arrivare al ballottaggio e corriamo per vincere, siamo determinati a farlo, abbiamo un'ottima squadra, un ottimo programma, creeremo un'ottima e validissima squadra di assessori, scegliendoli veramente tra le migliori persone e professionalità di questa città, e quindi puntiamo decisamente a vincere. Sentendo le sue parole, quelle anche di altri candidati, di persone che sono poi entrate in Parlamento, non c'è questo contatto così frequente tra Grillo e i militanti, anche i rappresentanti del Parlamento, però quando c'è qualche problema interviene lui o Gian Roberto Casaleggio.
Come ha detto lei, io l'ho visto due volte in occasione della firma di due deleghe e poi ci siamo sentiti due volte per telefono, quindi non c'è tutto questo contatto, anche gli eventuali problemi che ci sono, che abbiamo avuto anche qui su Roma, diciamo di routine, anche nella formazione delle liste ce li siamo sempre visti da noi, quindi questa interferenza almeno dal mio punto di vista non c'è mai stata. Lei è stato a Milano qualche tempo fa, è stato alla Casaleggio Associati, ha incontrato già Roberto Casaleggio. 8 aprile. È stato lì solo per qualche consulenza sulla comunicazione o c'è stata qualche direttiva, qualche linea da seguire? No, anche lì abbiamo valutato come fare la campagna elettorale, loro si sono informati del programma che noi già avevamo sostanzialmente fatto, abbiamo concordato appunto di fare un evento conclusivo in una piazza romana che poi è diventata Piazza del Popolo e non molto altro, ci hanno fornito anzi i loro strumenti di comunicazione, quindi il canale di La Cosa, come pure il blog nazionale, ma assolutamente nessun tipo di disposizione calata dall'alto come vogliono far credere tutti. Bene, andiamo a prendere un caffè? Volentieri. Andiamo allora. Accostiamo qui. Sì. Ecco, a proposito, prima di entrare, lasciamole qui. Questo è quello che resta del bike sharing. Già. Le biciclette pubbliche che funzionano così tanto bene a Parigi. Ecco, mettiamole qui al posto delle bici. Ecco, parliamo appunto del modello di Parigi. Questo, il bike sharing a Roma non è andato per questioni pubblicitarie. Noi siamo per fare subito un PRIP, il cosiddetto piano regolatore e impianti pubblicitari. Visto che la gran parte scadono il 31/12/2014, li manderemo in gara. Li assegneremo per zone a un numero limitato di imprese pubblicitarie, non le migliaia che abbiamo ora, quindi 4, 5, 6, e poi queste imprese, oltre che pagare gli oneri concessori, pagheranno anche dei servizi, proprio come avviene a Parigi, come ha detto lei, quindi possono essere i bagni pubblici, anche le bici, quindi. Come pure il bike sharing e il car sharing, il modello che lei ha citato di Parigi, del bike sharing di Parigi, delle 20.000 bici in bike sharing, funziona proprio in questo modo qua, quindi sono le imprese pubblicitarie che forniscono questo servizio. Beh, oltre alle bici, originariamente qui a Roma erano state stanziate 160 biciclette a fronte delle 20.000 a Parigi, ma ci vogliono anche i percorsi ciclabili che qui diciamo sono abbastanza deficitari. Chiaro, quello che dicevamo prima, quindi pensare a una mobilità diversa, una mobilità sostenibile e quindi anche alle piste ciclabili e alla realizzazione immediata del cosiddetto piano quadro della ciclabilità, il City Plan. Parcheggiate i monopattini, andiamo a prendere un caffè? Volentieri. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Che prendi? Che prendi? Io caffè. Un caffè anch'io. Due. Allora, ma ha pensato già a un piano B? Dovesse andare male questa corsa al Campidoglio? Beh, noi crediamo di poter vincere. Dovesse andare male faremo un'ottima opposizione, come le dicevo. Quindi valuteremo provvedimento per provvedimento, le delibere che saranno valide per questa città. Contribuiremo responsabilmente a votarle, quindi ad approvarle. Se dovessero essere come molte altre, ad esempio la 37/2009 di cui parlavamo prima, come pure le 64 delibere che ha fatto Alemanno agli ultimi due giorni di consiliatura sulla cementificazione per Roma, allora lì faremo letteralmente le barricate e ci opporremo in ogni modo. Sarà un'opposizione molto, molto responsabile e molto valida. Speriamo di no comunque. In questa chiacchierata mi hai detto quello che va del Movimento 5 Stelle e come funziona. C'è qualcosa che non digerisce proprio di come è stato impostato grazie a questo movimento? Assolutamente no. Va tutto bene? Sì. Non cambierebbe nulla, non migliorerebbe nulla? Beh, come diciamo in ogni luogo, in ogni diciamo aggregazione sociale ci possono essere, no? dei contrasti, delle dispute, però sono cose assolutamente normali e che comunque si sono sempre risolte. Se c'è un momento peraltro in cui il movimento, almeno qui a Roma, è totalmente unito e coeso e determinato, è assolutamente questo. Alla vigilia della sua candidatura si è detto tanto sui giornali che c'era un movimento spaccato sul suo nome e così vi siete ricompattati. No, questo assolutamente non c'è mai stato. È chiaro che la vittoria è stata abbastanza minima come scarto di voti, quindi c'è stata una maggioranza minima e una minoranza ampia, però questo è normale, il movimento è compatto, Daniele che è arrivato secondo sta lavorando tranquillamente con me, ha curato il programma, quindi c'è veramente un'unità di intenti. Prende il suo caffè perché poi toccherà a lei guidare, okay. E non sul monopattino, in macchina. Bene, grazie, arrivederci. Arrivederci. Andiamo. Eccoci.
qua. Rieccoci. Beh, il caffè ci voleva, eh. Ah, possiamo ripartire bene. Sicure, cinture, tutto. Prego. Voilà. Come si trova la macchina? Bene, bene, bene. Ecco, si è spenta. Bene. Non glielo chiedo più. Un attimo, insomma, no? Prendere, macchina nuova. Prendere confidenza. Facciamo passare. Sì. A proposito di turisti. Non investiamo turisti. No. già non sono tanti. Allora, siamo a due passi da Piazza Venezia dal Campidoglio. Sì. Lei è romano de Roma? Sì, romano de Roma. Allora, il romanesco cosa direbbe ai suoi elettori, potenziali elettori romani? Beh, visto che prima, più che altro lo direi ai miei avversari, visto che prima abbiamo citato il sindaco Nathan, questa frase viene da lui, dal fatto che ha depennato una voce dal bilancio del comune di Roma per risparmiare, la frase è non c'è trippa per gatti. E questo diciamo, è il messaggio? Questo è il messaggio politico, sì. Mettiamoci qui, sulla destra. Aspetta che vedo niente, aspetti che c'è un taxi. Sta messo malissimo. Voilà. Ecco. Andiamo, eccoci. Eccoci arrivati a Campidoglio, grazie per essere stato nostro compagno di viaggio. Grazie a lei, è stata veramente divertente e interessante. Grazie, alla prossima. Arrivederci.